secondo veramente gustoso con un cespo di cavolo cappuccio, le foglie devono essere ben lavate, mi raccomando, è importante. Poi 300 g di carne, io ho scelto la salsiccia a cui ho tolto il budello. In alternativa puoi utilizzare della carne macinata. A seguire besciamella, di cui trovi la ricetta sul canale e sono 250 ml. Mezza cipolla rossa oppure bianca, parmigiano grattugiato, pan grattato quanto basta, spezie. Vino bianco a cubi ed olio extravergine d'oliva. Tagliamo una fetta e vediamo com'è. Ti dico solamente che c'è un profumo impressionante proprio. Cioè, la fame che ho non è normale. La devo tenere ancora con la presina perché è calda, la pirofila. Guarda che meraviglia. Che godurio! Cioè, viene fame solamente a guardarlo. E ci sono eppure le verdure. E poi è un piatto talmente facile e veloce da preparare che te lo consiglio. Ma lo vado subito ad assaggiare. Negli ingredienti mi sono dimenticata di aggiungere anche la mozzarella, ma come hai visto, l'ho messa alla fine. Mamma mia, che buono! Alla fine del mondo, veramente. Sento gli angeli cantare. Un buon modo anche di far mangiare la verdura ai più piccoli e ai bambini, perché di solito sono restii. Invece in questo modo risulta saporito. Piatto super super promosso. Se la ricetta ti è piaciuta, condividila su tutti i tuoi social, Facebook, Twitter, tutti. Mi trovi anche sul mio blog giallozafferano/irexfornelli e se la ricetta ti è piaciuta mi raccomando iscriviti e lascia un mi piace.